Benvenuti, vediamo questa animazione e come ricrearla. Adesso faccio partire, guardate, la nostra pallina adesso scende dall'alto, rimbalza, entra dentro questo tubo trasparente e accende la nostra scritta e poi cade giù nel buco successivo. Vediamo subito come cominciare e per creare questo effetto. Innanzitutto, guardate, dobbiamo avere il nostro sfondo nero, poi il nostro livello della nostra pallina, ne trovate tantissimi in internet. Poi andiamo a creare su un nuovo livello, creiamo un nuovo livello. Andiamo a prendere il nostro strumento di selezione ellittica e andiamo a creare una selezione, vedete, ovale, ecco qua, diciamo di questa grandezza in modo che possa passare la nostra palla. Adesso riempiamo di bianco questa selezione, abbiamo bianco come sfondo, quindi CTRL e Backspace. CTRL D, deselezioniamo. Adesso questo livello applichiamo uno stile, quindi clicchiamo con il tasto sinistro del mouse, apriamo la nostra palette degli stili e andiamo a inserire un'ombra interna. Clicchiamo, moltiplica nero, opacità al 40% e poi lasciamo distanza 27, riduci 0, dimensione 2. Però vedete, non selezioniamo uso luce globale e qui inseriamo meno 90 e premiamo ok in modo che vedete il bordo venga qui sotto. Adesso duplichiamo questo livello, poi lo trasportiamo, vedete, lo trassegniamo con il nostro strumento sposta e lo portiamo qua sotto sulla nostra linea. Naturalmente dovete creare una vostra linea guida in modo da appoggiare i nostri oggetti. Poi però stavolta entriamo dentro stile livello ancora, invece questa volta cosa facciamo? Portiamo il nostro bordo sotto, quindi sempre ombra interna, non selezioniamo luce globale, mettiamo 90 e premiamo ok. Vedete, adesso abbiamo il bordo sopra, scusate, non sotto ma sopra. Adesso cominciamo a dare i nomi qui ai nostri livelli, quindi il nostro livello 1 è la palla, poi il nostro livello 2 a questo punto è il foro superiore, quindi foro, mettiamo superiore, e questo foro inferiore, quindi inf, mettiamo inf solo. Poi il nostro livello della palla andiamo a convertirlo in un oggetto avanzato. E lo andiamo a spostare direttamente, vedete che sempre il nostro strumento sposta qui sopra al nostro foro superiore. Poi trasportiamo il nostro livello in alto in modo da averlo sopra tutti gli altri e andiamo a creare una maschera. Scolleghiamo la nostra maschera dalla nostra palla, vedete la nostra immagine, quindi la miniatura, scolleghiamo la miniatura dalla nostra maschera. E questa volta invece di inserire una maschera per nascondere la palla rettangolare, ci avviciniamo, vedete, sempre rimanendo qui sulla nostra maschera, andiamo a prendere il nostro strumento penna e andiamo a cliccare con un punto qua sopra, vedete, poi un altro punto qui, ecco qui, creiamo una curva molto dolce, poi possiamo chiudere il nostro tracciato, all'interno del nostro tracciato tasto destro del mouse, crea selezione, diciamo ok, riempiamo di nero, abbiamo nero come primo piano, quindi Alt e Backspace e nascondiamo la palla, CTRL D per deselezionare. A questo punto, adesso rimpicciolisco così vediamo, questi due livelli possiamo anche, vedete, convertirli, rasterizzarli, perché non ci servono, eccoli qua, e adesso andiamo a aprire la nostra timeline per creare il nostro movimento. Apriamo il nostro livello della nostra palla, creiamo qui il punto 0, un primo fotogramma chiave, poi andiamo un po' più avanti, ne creiamo un altro, vedete, abbastanza vicino perché lo facciamo scendere molto velocemente. Quindi adesso andiamo a spostare, quindi ci inseriamo qui sulla nostra miniatura della nostra immagine, strumento sposta, spostiamo giù la nostra pallina e la facciamo cadere qui sulla nostra linea. Adesso però premiamo CTRL T, e la facciamo ruotare un pochino verso destra, appena appena, vedete che ha una righina, quindi la ruotiamo sempre per dargli anche il senso del movimento. Quindi andiamo un po' più avanti, qua ci possiamo inserire qui, inseriamo un altro fotogramma chiave, poi la spostiamo qui su in alto, un po' verso destra però, qua, e creiamo il primo rimbalzo, poi sempre CTRL T, ruotiamo un po', anche qui un pochino, vedete, poi andiamo un po' più avanti, altro fotogramma chiave, scendiamo sempre spostandoci un po' verso destra, CTRL T, ruotiamo un altro po',
e via dicendo andiamo avanti, adesso ne creiamo un altro, poi alziamo, sempre spostandoci un po' verso destra, però stavolta un po' più bassi, vedete, CTRL T ancora, montiamo un altro po', invio, poi andiamo avanti, però ci avviciniamo sempre più, vedete, nella nostra timeline, perché naturalmente più rimbalzo è basso e più va veloce, quindi un altro fotogramma chiave, spostiamo giù in basso, CTRL T, mettiamo anche qui un altro po', invio, e creiamo un altro ancora. Fotogramma chiave, alziamo, ecco, direi che qui può andare, poi CTRL T ancora, ruotiamo, invio, e l'ultimo lo facciamo posizionare qui sulla nostra linea guida, e anche qui CTRL T, ruotiamo appena appena un po'. Ecco qua. Andiamo a vedere se tutto funziona bene, quindi vedete, scende, rimbalza e anche ruota, vedete, piano piano, adesso vado piano, vedete che la nostra pallina ruota, lo vediamo dalla nostra righina interna. Quando si posiziona qui, naturalmente adesso dobbiamo farla andare qui nel nostro buco, naturalmente. Quindi andiamo avanti, e direi che lo possiamo fare, no, lo facciamo vicino perché lo ruotiamo anche. Quindi, altro punto. Un fotogramma chiave, poi spostiamo fino qui al bordo, CTRL T e ruotiamo anche qui. Vediamo se adesso va tutto bene, quindi rimbalza, vedete ancora, e poi ruota. Forse il movimento è troppo veloce, l'ultimo, andiamo a vedere. Sì, direi di sì, anzi, troppo veloce. Ecco, portiamo tutto qua, vediamo se tutto funziona. Ecco qua. Adesso noi dobbiamo far entrare la nostra pallina dentro il nostro foro. Innanzitutto lo spostiamo leggermente più in basso. Vedete, allora, questo, abbiamo il nostro foro inferiore, proprio lo trasegniamo appena, eccolo qui, vedete, in modo che la nostra linea guida lo attraversi a metà e la nostra pallina entri dentro. Spostiamo un po'. Ecco qua. Adesso diamo il movimento alla nostra pallina che entra qua dentro naturalmente. Quindi sempre qui nella nostra palla facciamo un'altra posizione e quindi fotogramma chiave, portiamo avanti fino qua direi, CTRL T, ruotiamo un pochino, poi invio, andiamo ancora avanti, poi CTRL T ancora. Spostiamo, andiamo un po' dentro, vedete qui, notiamo un altro pochino, sempre invio, poi andiamo avanti, poi sempre l'altro fotogramma chiave, adesso lo portiamo qua, in modo che entri dentro, però vedete dobbiamo creare la nostra maschera, quindi ci posizioniamo qui. E adesso, sempre all'interno della nostra maschera, ci avviciniamo, mostro strumento, vedete, penna, quindi a questo punto facciamo come prima però all'inverso, cioè praticamente noi dobbiamo creare una maschera che nasconda la parte sopra quando entra dentro il nostro buco, quindi adesso sposto un attimo un po' indietro qua, ecco qua, poi sempre all'interno della nostra maschera abbiamo detto strumento penna poi clichiamo qui, anzi un po' all'interno però questa volta, lasciamo un po' di bordino bianco appena appena. Poi qui, vedete, una curva, dobbiamo farla bene naturalmente, e anche qui facciamo, uniamo, poi crea selezione, ok, e riempiamo di nero. Adesso CTRL D per deselezionare, andiamo a vedere se la nostra pallina, ecco qua che entra dentro, vedete, entra dentro la nostra maschera, però creiamo un altro fotogramma chiave. Lo spostiamo, quindi strumento sposta, andiamo qui sotto in basso. Scusate, vedete, ecco, ho fatto un errore, avevo la maschera come riferimento, quindi CTRL Z, Alt CTRL Z, torno indietro, non devo muovere la maschera ma solo la palla, vedete, e quindi abbasso e la porto giù. Andiamo a vedere, quindi passa da qui, entra dentro, vedete la nostra maschera come funziona bene. E poi cade dentro al nostro foro. Ecco qua, andiamo a vedere il nostro movimento per intero. Quindi facciamo partire,
rimbalza, vedete, rotola e entra dentro. Ecco qua. Quindi adesso qua, la nostra timeline, che è lunghissima, vedete, possiamo portarla, stringere qua e portarla fino a questo punto, che è la nostra fine. Ecco qua, riproviamo. Ecco qua, vedete, naturalmente come avete già capito, ho inserito riproduzione ciclica, quindi va di continuo il nostro movimento, vedete, all'infinito. Ora, per far apparire il nostro buco, l'ultimo, vedete, torniamo un po' indietro con la nostra palla fino qua. Poi andiamo sotto e il nostro foro inferiore apriamo, anzi non è che dobbiamo aprirlo, vedete, andiamo a spostare fino qua. A questo punto, ecco qui, facciamo la nostra prova, rimbalzo, vedete, si apre in quel momento preciso. E direi che anche questo l'abbiamo sistemato. Qui ho un movimento un po' poco fluido. Vedete qui del nostro rimbalzo, voi cercate di fare un po' meglio. Naturalmente quando faccio le prove mi viene molto bene, quando poi faccio il vero tutorial, perché qui ci vuole un movimento un po' più lungo, e un po' anche praticamente qui allungare un po' il movimento e qui accorciarlo man mano che il rimbalzo diventa più piccolino. Ecco qua. Adesso possiamo andare a creare, quando il rimbalzo qui è l'ultimo, andiamo a creare un livello. Poi strumento selezione rettangolare, creiamo una selezione rettangolare qui, andiamo avanti fino al nostro buco, qui entra, qui rimbalza, entra, ecco. Adesso riempiamo di bianco, quindi CTRL e Backspace, poi CTRL T perché rimpiccioliamo un po', ecco, lo rimpicciolisco un po', vediamo la nostra pallina. L'invio, entra, vedete, è così, perfetto. Poi portiamo il riempimento di questo livello a 3, 4, 5, direi. Ecco qua, deselezioniamo, CTRL D. Però andiamo a creare uno stile che è quello dell'involucro di plastica, che potete sempre scaricare sempre dal tutorial. Adesso io lo incollo, quindi incollo stile livello, eccolo qua, vedete. Questo è l'effetto, poi torniamo indietro, vediamo la nostra pallina, quindi anche qui entra, però qui abbiamo il livello 1, sì, lo visualizziamo sempre questo livello, però lo portiamo qui all'inizio. Così, adesso noi partiamo dall'inizio, vediamo un po' se funziona, quindi rimbalzo, entra dentro e cade il nostro buco. Eccolo qua. Avete già capito che inserendo su un altro livello il nostro testo otteniamo l'effetto che è questo qui, vedete, anche qui, che accende la nostra scritta. Vedete come l'ho fatto un po' più lento l'ultimo passaggio, anche i rimbalzi, vedete, sono un po' più lenti. Ecco qua. Non mi rimane che salutarvi, ci vediamo, arrivederci.